Buonasera e ben ritrovati a Istria e dintorni, lo spazio di TV Capodistria che ogni domenica e nelle repliche settimanali del lunedì e del martedì vi porta alla scoperta delle genti e delle storie di questo territorio, sempre così ricco di tesori e angoli di pura bellezza che aspettano solo di essere scoperti. In questa puntata protagonisti i servizi della nostra redazione che ha sfruttato anche la stagione estiva per intercettare e fermare i tanti eventi che hanno animato la cultura di quest'area, dalla musica al teatro, dall'istruzione al patrimonio culturale. Iniziamo dalla musica con il reportage che ha preparato Mariella Mechlè. Ci sono diversi film, libri e canzoni ispirati a persone che hanno deciso di inseguire i propri sogni. Da alcuni vengono guardati con ammirazione, da altri considerati ingenui e da taluni invece degli eterni romantici. Di questa schiera fa parte anche un fisarmonicista italiano che da qualche anno capita di incontrare passeggiando per i centri cittadini di Pola, Parenzo, Cittanova, Fasana o Rovigno. Chissà se lo avete incontrato anche voi. Gianni Mariani è un virtuoso della fisarmonica, che dall'età di 12 anni è la sua passione più grande. La fisarmonica per me è uno strumento completo, versatile, che ci si può suonare qualsiasi genere musicale ed è, appaga qualsiasi tipo di orecchio, sia di teatro, sia di musica popolare, sia di jazz, che di qualsiasi genere musicale. C'è una nicchia di persone che conosce molto bene cos'è la fisarmonica, ma ci sta la massa, la gran parte della gente che la conosce sotto l'aspetto folcloristico e popolare. Negli anni ho acquisito una preparazione concertistica, quindi con un repertorio un po' abbastanza variegato che va dal classico anche alla musica leggera. Prima di approdare nel cuore dell'Istria ha tenuto concerti di musica classica come solista e inciso 3 CD, ma nonostante la sua lunga e approfondita preparazione concertistica, nella vita non ha intrapreso la carriera da musicista. Per oltre 3 decenni ha lavorato come impiegato, non sentendosi però realizzato. Nella vita è imprevedibile, no? Perché si prende un treno per andare in una direzione e poi durante il percorso, quando il treno si ferma, ti accorgi che quella città lì vuoi scendere lì magari, no? E qui non entro in un altro concetto in cui io credo tantissimo, che è quello della gabbia, nella quale purtroppo molte persone si trovano. Nel 2021 ha lasciato la propria terra, la natia Spoleto, gli affetti e il posto di lavoro fisso, per perseguire con coraggio quel bisogno di assaporare la libertà e dare un nuovo senso alla propria esistenza. Nella mia vita sono abituato a seguire il mio istinto e aspettarmi le cose buone nell'invisibile, nell'ignoto, nell'incerto, perché è da tempo, ecco, ho lasciato andare la necessità di essere attaccato alle certezze. Io avevo deciso di lasciare l'Italia perché volevo inseguire i miei sogni e casualmente parlando con un amico dice: perché non ti fermi in Istria che è bellissima, si sta bene? E io, seguendo questo consiglio, sono partito in questa avventura per l'Istria, destinazione Cittanova. Mai stato in Croazia prima d'allora, non conoscevo neanche una persona in Croazia. A me dell'Istria mi è piaciuto l'accoglienza che alcuni istriani sanno fare naturalmente alle persone, quella umanità, quel calore che mi mancava un po' in Italia, e questo è un vanto che posso fare a questa popolazione che mi ha accolto veramente molto bene, con il cuore. Per cui ho deciso di rimanere qua. Oggi vive a Lisignano, a pochi chilometri da Pola, e si guadagna dignitosamente da vivere suonando per la strada. Venendo qui in Istria non mi sono fatto problemi né pregiudizi a iniziare dal livello più basso, per le strade. Quindi chiedo i permessi ai vari enti
comunali e mi esibisco per le strade. Sognavo i teatri, sognavo i grandi concerti. So, qui è freddo, è caldo. Però è venuta più a galla una parte del mio carattere che era da tempo che era presente in me. La domanda che si pone quotidianamente è: come posso contribuire per migliorare la vita di qualcun altro? Sono un musicista, so fare musica, per cui riportandolo nelle strade, l'obiettivo mio è che qualsiasi persona che passa di fronte a me va via di umore migliore di quando era arrivata. Grazie anche ai miei grandi alleati, che sono i bimbi, che sono sempre allegri e spontanei. E i bimbi vengono a me, naturalmente, e quindi ci sta questa simbiosi. Capita però che lo avvicinano anche ballerini, cantanti. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Lo voglio regalare perché son bel maseto. Che bella cosa è una giornata sole. O musicisti. Ma arriva la gente anche tramite i social, dove ogni giorno pubblica dei filmati che raggiungono un notevole numero di visualizzazioni. Secondo me, musicista, è importante che muova le emozioni della gente, perché la gente ha bisogno di questo in questo particolare momento in cui si trova l'umanità. E quindi io tutte le mattine pubblico il mio video, ho anche un gruppo privato dei fedelissimi, che lì nel periodo invernale garantisco anche dirette musicali tutte le sere per un'ora e mezza. L'artista umbro, soddisfatto della vita che conduce, nel futuro aspira comunque a poter esibirsi nuovamente in concerti di musica classica in teatro o in occasioni di feste. Io penso che un goal nella vita è inseguire le proprie passioni e intorno a queste passioni svilupparci il proprio lavoro. Tutto ciò richiede coraggio, ovviamente, richiede centratura, richiede autostima, che col tempo sono muscoli da allenare, ovviamente. Ma fare nella vita ciò che si ama ti dà la possibilità di non sentire neanche per un momento che stai lavorando.